Benvenuta o benvenuto in questi corsi dove ti insegnerò a lavorare a maglia. Andiamo ad avviare un po' di maglie lasciando un pochino di filo all'incirca 60 cm, un metro. Facciamo un grande cerchio e al di sotto facciamo passare il filo. Stringiamo e abbiamo creato questo cappio. Prendiamo il ferro, posizioniamo il cappio sopra il ferro e tiriamo un'estremità. Vedi che si va ad adattare direttamente sopra il ferro, non c'è necessità di stringere troppo forte, l'importante è che c'è questo cappietto ben stretto ma che non strozzi il nostro ferro. Prendiamo dentro la mano i due fili e con indice e pollice andiamo ad allargarli. Poi incliniamo sia la mano che il ferro in modo da creare questa sottospecie di cerbottana, dove andiamo ad entrare prima con il ferro sotto il pollice e poi sotto l'indice. Prendiamo il filo che proviene dall'indice e lo portiamo sotto al pollice, lasciamo e tiriamo i due fili di nuovo, così che si vanno ad adattare sopra il ferro. Anche qui non c'è necessità di stringere troppo né troppo poco, quindi una via di mezzo. Iniziamo da capo, prendiamo i fili, li allarghiamo, incliniamo, prendiamo prima qui sotto il pollice, poi sotto l'indice e portiamo sotto il pollice. Stringiamo e continuiamo a lavorare così semplicemente. Incliniamo, prendiamo e portiamo. Lo rivediamo altre 5 volte. Incliniamo, prendiamo, portiamo, stringiamo. Incliniamo, prendiamo, portiamo e stringiamo. Abbiamo avviato le nostre maglie sopra il ferro. Adesso iniziamo a lavorare prima a maglia dritto e poi a maglia rovescia. Andiamo a vedere nei prossimi video come si fa. Clicca qui per guardare il prossimo video e qui sotto per iscriverti al canale. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace e lascia un commento. Grazie, alla prossima!